Suona l'allarme in piena notte, la segnalazione arriva alla Securpol che interviene avvisando il proprietario. A saltare giù dal letto questa volta è Mauro Peloni, titolare del negozio Sabù di via Crispi. Un ladro a volto scoperto ha scassinato la porta vetri del negozio di calzature per bambini e con in mano una torcia si è diretto alla cassa per cercare qualcosa da rubare, ma non ha trovato niente. Più che travagliata, non abbiamo mai dormito, perché stanotte alle 3:30, un quarto alle 4 ci telefona la Securpol e ci dice che c'è stata un'effrazione, scattato chiaramente l'allarme, perché dopo 10 secondi scatta l'allarme, c'è stata un'effrazione, il negozio, sono entrati, anzi è entrato, perché presumibilmente uno solo, da come abbiamo visto anche dal video che dovremo consegnare alla polizia, e uno solo che praticamente è entrato, a rotto la serratura, è entrato dentro, ha rovistato prima nella cassa, ha guardato se c'erano contanti e poi si è fatto un giro praticamente con l'allarme che funzionava, chiaramente che andava, e poi è uscito e praticamente ha rotto la serratura, ha stegliato la porta di vetro. Non ha fatto altro, onestamente non ha fatto altro, perché poi ha girato intorno, ha visto che poi l'allarme suonava e le macchine passavano, perché qui siamo proprio in centro, in pieno centro. Beh sì, i danni ci sono, perché non esagerati, perché la porta, la serratura, insomma, speriamo che la porta di vetro che è stegliata non si rompa, perché può partire da lì praticamente e poi rompersi. Vediamo un po', ora vi chiamerò. Poche ore dopo, nella mattinata, una donna ha tentato un furto all'OVS di Piazza San Jacopo, si è introdotta nei camerini con numerosi capi d'abbigliamento, ma è stata smascherata e fermata dall'intervento di due volanti. La preoccupazione in città sale sempre di più, perché episodi di questo tipo si susseguono a ritmo sempre più incalzante. Sì, purtroppo sì, è così, non c'è niente da fare, bisognerà attrezzarsi meglio. Proprio per cercare di evitare queste problematiche, insomma, quantomeno cercare di mettere dei lucchetti o delle serrature rinforzate. Ecco, voi farete qualcosa del genere? Certo.